Food, buongiorno! Oggi un buon caffè, ma proprio coi fiocchi, anzi più che coi fiocchi, un buon caffè con stile, con lo stile di Graziella Citroni, buongiorno! Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, io nel sottopancia ti ho fatto mettere artista d'alta moda, te lo bevi tutto perché c'è tutto quanto questo. Sei un artista ed è innegabile. Grazie. Fai alta moda, è innegabile, questo è uno degli esempi, perché questo abito che è alle nostre spalle, peraltro ho visto che tu giochi non solo con delle cose pazzesche di cui parleremo, ma anche con splendidi tessuti e poi vedo anche con delle proposte nascoste, perché c'è una fascia che... Ma c'è tutto, c'è tutta poi dietro, sotto, cosa c'è? Sì, c'è sotto una parte in oro che va a richiamare... Ah, tutta proprio, guarda sì, se sì, me sì. Ce la faccio, cadrò da questa sedia. chic proprio. Sì, sì, sì. L'hanno definito un abito gioiello. Quello che c'è sopra è pazzesco e poi anche ho sentito al tatto che... Sì, lì a allora, Roma è stato definito Graziella così. Citroni. Graziella di suo è già Graziella Citroni. Poi ha deciso di doppiarsi, affigliato, ed è nata quell'altra meraviglia che è qui con noi ormai tutti i giorni, che è Nadia Mastroianni, che è tua figlia. Sì, 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 è mia figlia. Non vi siete sovrapposte nella professione, tranne che nel gioco coi capelli, perché sì, lì invece quello sì, condividete. Ci paragoniamo spesso e ci... mettiamo a confronto e andiamo a cercare sempre il massimo della perfezione in ogni cosa che si va a fare, a creare. Sai perché mi piacete tutte e due? Perché Graziella e Nadia in realtà nascono e vivono in un piccolissimo centro della Calabria che poteva essere la culla e la tomba di ognuno, no, è vero? Sì, poteva essere, ma non lo è. Invece è diventato una sorta di centro esplosivo d'arte. Sì, è vero, per vari motivi. Poi è stato definito la perla della piana, Terranova. La storia di Terranova è antichissima. Già lui nasce come educato Terranova, quindi poi sì, alla fine... Ma voi due, che cosa, come vi è venuto in mente di... Cioè proprio voi siete due complici in realtà, tu e tua figlia. Sì, siamo divenuti poi, diventati complici, ecco, alla fine. Sì. Allora, vi occupate di alta moda e siete sempre a Roma molto spesso, sì, e anche sì, fuori in giro sì, per l'Italia, sì, perché diciamolo, questa tua linea di accessori, quando è nata? Quando hai cominciato? È nata un paio d'anni fa, diciamo, sempre per le passerelle. Ecco, infatti quest'anno, no, l'anno scorso, nel 2016, sì, perché già siamo nel 2017, sì. Ha sfilato anche lì a Roma, all'Alta Moda. Alle sì. Meravigliose sfilate d'Alta Roma, no? Io ho portato un altro abito che non è questo, questo è dell'anno scorso, dell'anno precedente. Questo è 2015? Questo è 2015, poi quello del 2016 è un altro abito. E nel 2016 altri stilisti, vedendo i miei accessori lì a Roma... Li hanno utilizzati? Sì, sì. Per le modelle? Sì, 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 assolutamente sì, perché sono piaciuti tantissimo. Quindi tu non solo hai fatto da stilista la tua sfilata, diciamo, io ho fatto il mio abito, ho proposto il mio abito e in più e in ho portato... più i tuoi accessori, gli accessori sono andati... Sì, sono andati a ruba veramente... Sì, sì. Perché li volevano, ecco, indossare, ecco, chi poteva lo faceva. Allora, tu parti con un salone di bellezza, in cui sì. Come si chiamava una volta, sì. No? Con parrucco e trucco, no? Capelli? Capelli. Solo capelli. Quando, sì, sì, è nato come capelli molti anni fa. Quindi tu sei nata... Quindi la mia professione... Tu sei nata proprio così. Sì, sì, come si diceva una volta, da parrucchiera. Da parrucchiera. Poi hairstylist, perché ormai... Vabbè. No, vabbè, ma non per altro, perché avete cominciato, no? Sai, la parrucchiera era anche quella che faceva sempre le stesse cose, cioè, invece tu sei andata invece alla ricerca. Invece io dall'inizio, sì, sì, sono stata molto determinata. Dal primo giorno che ho aperto il mio negozio allora sono stata molto determinata ad andare avanti, a rimboccarmi tutti i giorni le maniche, perché comunque Terranova, come dici tu, era un paesino molto piccolo, quindi
non c'è stata mai una parrucchiera prima di me, per cui ho dovuto intanto spiegare alle persone a quei tempi, anche delle persone molto semplici, perché era necessario andare dalla parrucchiera. Una necessità, non era più un lusso come in quei tempi si potevano permettere solo determinate persone. Vabbè, ma poi ti sei aperta e a tutta la provincia, poi a tutta la regione, poi all'Italia, perché ormai innegabile, no? Sì. Poi con l'avvento abbiamo fatto tante sfilate in giro anche al nord, con tante Miss Italia. Abbiamo avuto modo di lavorare con dei bei personaggi. Beh, vi chiamano tutti ormai, no? Perché voi fate spesso anche, lavorate anche con gli artisti. Sì, mia figlia Nadia lavora. Nadia proprio... Sì. Io cerco di dedicarmi di più ormai a queste cose d'alta moda, alle creazioni. Che poi andiamo ad assemblare. Perché tu stai tentando di defilarti e di mandare avanti le creazioni. E tu mi hai detto prima: no, ma io non voglio parlare, preferisco stare dietro le quinte. Preferisco stare dietro le quinte. Perché ci vuole un po' di tranquillità, di pace, perché sono fatte tutte da te. Queste le faccio tutte io, assolutamente sì, tutte fatte a mano e dipinte, intanto decorate. Intanto ci sono le tue rose da tutte le parti. Sì, è un mio simbolo, le rose e le foglie. Sono... È vero? Sì. Perché sì. Sono bellissime peraltro. Sì, quell'abito rappresenta un po' uno stile barocco rivisitato a modo mio. Infatti c'è un puttino centrale e poi foglie, le rose, i rami, sì. I rami torcione, i rami attorcigliati. Sì. Quando l'ha visto il responsabile a Roma dell'alta moda ha detto: signora, quest'abito è un gioiello, è uno stile molto bello, fa parte degli abiti da gran sera. È vero, assolutamente. È stato definito così a Roma da esperti nel settore a livelli nazionali, quindi per me questo mi ripaga, sì. Senti, tutte le ore che sto lì. Questo materiale lo fabbrichi tu e poi... Cioè tu fabbrichi il materiale e io poi lo preparo, poi creo tutto a mano, tutto mi disegno io, poi lo assemblo tra loro. Viene infornato e poi viene infornato, sì, poi. E poi lo vado a decorare. Forno, sì. Tu hai anche un forno di questi necessari, insomma. Quelli necessari per fare questi lavori. E poi invece tutte queste catene, queste cose catene, le scegli? Sì, li vado a comprare ovviamente, e poi si occupa anche un orafo, mi segue a fare tutti i rifinimenti, abbottonature e quant'altro. Ah, tutte quelle che... Sì, sono tutti in argento. Mia nonna le chiamava le fermezze, no? Cioè i fermi. Si chiamano un po' come si vuole, insomma, sì. Comunque sono fatte anche tutte a mano da un orafo. Senti, i colori sono... Vedo che tu li scegli proprio. Sì, sono i miei gusti e è quello che mi rappresenta alla fine. Cioè, chi mi conosce veramente, dicono: quando vediamo una tua collana, un tuo abito, diciamo, quella è Graziella. Sì, no, ma è vero. Effettivamente sono delle bellissime. E poi creazioni. Anche le pochette, gli anelli. Sono delle bellissime pochette. Sì, molto belle. Per esempio, questo ha sfilato. Non so se mi posso muovere. Questo ha sfilato anche a Roma, all'alta moda. Ah, vedi che bello, che è una broche, una spilla, cos'è? No, questa l'ho usata per i capelli di una modella. Ah, vedi che Perché bello, l'abito che ho portato quest'anno a Roma uno stile Magna Grecia. Ah, vedi, bello, sì, classico, ecco, proprio. Quindi con queste... come ti devo dire? Cos'era? Una tunica? Cos'era? Una cosa così? Mi sto un po'... Ma tranquilla, tanto noi siamo qua tra amici. Ok. Che colore era? È bianco. Ah, vedi il bianco, bello. Bello. Quindi ho creato questo da mettere qua al centro della testa, che ha fatto molto successo. Senti, ma quando fai queste cose poi, chi pettina? Tu... O quell'altra piccola iena? La piccola iena di Nadia. Capito come? Quindi è proprio è un lavoro tra leonesse, proprio, tra leonesse, mettete insieme. Sì. Senti, tutto questo chiaramente noi lo possiamo, per esempio, le nostre amiche o i nostri amici che volessero fare un regalo alle loro compagne, insomma, o un regalo particolare per un'amica, eccetera, lo trovano da te? Sì. E oppure come ti possono contattare?
E tramite il negozio, no? Sì, c'è sempre Nadia. Ah, Nadia Mastroianni. Nadia Mastroianni. Acchiappano lei. Manco su Facebook ci sei andata, no. A te. Sei meravigliosa. No. Io adoro Graziella perché è di una, come dire, lei è di una discrezione unica, però poi sì, nelle creazioni sei anche, vai anche abbastanza forte. Sono molto forte. Sì, determinata, sì, sì, sì. E come fai a mettere insieme questa tua timidezza con la determinazione, poi invece si impongono queste creazioni tue, no? Perché sono belle. Forse mi nascondo dietro queste cose, non lo so come sono gli artisti alla fine. Credo, non lo so, non saprei non lo so. Dare una risposta precisa a questa domanda. Senti, cosa ti dà più soddisfazione? Una sfilata? Una... Io ti dico, parlo da attore di teatro, quando per 20 anni sono stato a teatro, è vero, sì, ti fa piacere anche quando ti mandano i soldi sul conto corrente, quando ti pagano, insomma, così, però quello che mi ripagava era l'applauso a scena aperta. Assolutamente, no? Sì, sì. Ti rendi conto di essere entrato nel cuore del tuo pubblico, no? Certo. Quando è stato il giorno in cui tu hai detto sì, posso continuare? Tu magari hai tentato all'inizio, no? Sì, io come ti ho detto all'inizio ho iniziato e ci sono andata sempre avanti senza fermarmi, perché sono molto determinata e non perché voglio essere superiore a tanti altri, assolutamente non è quello il mio obiettivo, ma mi piace creare e dare un'immagine, un'impronta della mia esistenza comunque alla fine anche nella vita, perché no? E il giorno che, ecco, quando sono stata più gratificata, ecco, per esempio qualche giorno fa il Cavaliere Rotolo mi ha omaggiato di un premio molto bello, Mick Bagalà come artista della Piana, bello, per esempio, no? Questo è stato cinque giorni fa più o meno, ecco. Quindi per me quello conta più di un sì, versamento in banca, o anche se quando... poi voglio dire è giusto che ci sia anche quello. Assolutamente, a me dà fastidio, sì. Quando dicono Nino ti dispiace venire, ci fai un quarto d'ora, ci legge una poesia, una cosa, dico io lo faccio anche perché ormai grazie a Dio insomma la mia professione è talmente avanzata che non c'è problema, però agli inizi dico ragazzi però io pure pago le bollette, cioè sappiate che l'artista quello sì. Cioè allora il fruttivendolo vende la frutta e se la porta a casa, porta i soldi a casa, l'avvocato ti vince una causa e porta i soldi a casa, l'ingegnere ti costruisce casa ma lo devi pagare, l'artista non è che vive di altro, l'artista vive di quello. E quindi è giusto che gli paghi anche, no? La poesia. Certo, è normale che sia così, certo. Però il fatto di avere dei complimenti e venire ed essere valutata da persone competenti, sì, quando ecco, i complimenti ti arrivano da persone di questo livello, per me quella è già una gratificazione. Essere onorata. Senti, di un premio importante, bello, bello, quello è importante. Per me sono delle cose principali pure, perché no? Quanto lavoro c'è dietro a una collana? Per esempio quella prima bellissima che questa? C'è là su questa, sì, che splendida. Questa io la chiamo Versus, per esempio, perché hanno anche un nome alcune mie, vedi, cose. Certo, giusto. Sì. E quanto c'è tempo? Tanto lavoro, tanto, tantissimo, perché come ti dicevo si deve prima preparare, quindi fare... Ma tu fai prima un disegno oppure vai avanti a costruzione? Ti può sembrare strano, ma non faccio un disegno, ho tutto in testa. Quando vado a realizzare un mio accessorio io già so quello che devo fare, perché ho tutto immagazzinato dentro. Ah, proprio. E sì. Come vedi non ce n'è nemmeno uno uguale all'altro. No, perché sono... neanche io riuscirei a fare neanche una foglia uguale ad un'altra, perché è impossibile realizzarle. E quello per esempio centrale, quello che vedo con questo, il... Questo qua è molto bello pure, questo è una volpe, è il mio materiale sotto. Che bello. Rifinito che... molto con degli Swarovski. Ah, poi metti gli Swarovski. Sì, li vado a decorare, a mettere delle cose molto Swarovski oppure... Cioè... E quando si tratta di pochette, per esempio vedo due pochette, quella nera, sì, giù, quella che è pazzesca, e anche quella su color bronzo, non la vedo, sì, bene da qua, sì. Sì. Tu utilizzi delle pochette preesistenti. Li compro. Sì. E poi li vado a decorare. E poi li... Ecco.
E quindi diventano degli accessori personalizzati. Beh, diventano dei veri e propri gioielli. Dei veri e propri gioielli e delle opere d'arte. Io dico che queste sono da esporre mentre camminate, ragazze. Sì, non sono da mettere né chiavi all'interno né cellulari. No, sono da portare in giro e farli vedere. È vero, hai ragione. Questo dico io. Cioè, non ha senso. Cioè, devono avere sì una loro importanza, eventualmente anche comoda, tra virgolette. Però sono talmente belle che è folle utilizzarle come contenitori. No, no, secondo me non devono essere dei contenitori. Devono essere delle opere d'arte portate in giro. Una signora che esce così, il cellulare lo deve lasciare a casa. Giusto. Perché i cellulari... Perché andrà o al teatro ad una sera... E lì il cellulare non serve. Certo. Bisogna sapersi regalare, così come bisogna sapersi regalare un gioiello, allo stesso modo il piacere anche di poterlo esporre e indossare. Come no? Quello che hai al collo tu è bellissimo. Questa, cosa? Sì. Eh? Sì, sì. Sono una di, cioè, la cosa una bella è che dall'altra. Una cosa è certa. Anche gli anelli, per esempio. Vedi anche quello che è bello. Sì, sì. E qui c'è qualche rappresentanza pure. Per esempio quello. Io ne ho uno meraviglioso che mi ha mandato all'epoca con Nadia, che... Ogni tanto quando lo espongo, quando dicono, ma una volta mi ha detto una signora, dice, ma quello è da donna? Dico, no, ed è per è me. È stato fatto apposta per Nino Spirlì, quindi, quello. Scusa, non ho capito. No, con la piuma molto bianca, personalizzato, con la piuma, molto chic. No, guarda, io poi che sono pazzo dei miei anelli, lo indosso sempre con grande piacere. Quello che voglio dire, dimmi. Quando si arriva... Subito, no? Perché tu, grazie a Dio, in 2 anni sei esplosa, no? C'è un momento nella tua giornata in cui dici, mo che faccio? No, oppure no. Quindi... Allora, diciamo che negli ultimi 2 anni io mi sono dedicata di più a questo tipo di accessorio, perché io ho iniziato almeno 15 anni fa, io facevo degli abiti e facevo delle sfilate, e abiti fatti con dei materiali molto poveri, quindi con i guanti, carta, plastica, e hanno sfilato in varie passerelle a livello regionale e anche fuori regione, ti dico la verità, mi ha chiamato anche la Sicilia una volta a portare un abito evento, il comune lì, e ho portato un abito fatto tutta con della spugna. Beh. Sì, e quindi è da più di 15 anni che io seguo queste cose. Poi negli ultimi 2-3 anni mi sono dedicata di più a delle cose un po' più importanti e quindi ho pensato di usare la seta anziché la carta. Bravo. Perché c'era un mio amico, era il delegato regionale dell'Accademia di Roma, che mi diceva sempre, Graziella, ma perché fai queste cose di carta o di plastica? Perché non fai le stesse cose in seta e li porti a Roma? Perché è da molti anni che io faccio parte di Roma, sì, vabbè, dell'Accademia. Mi ricordo, noi ci conosciamo adesso da un bel po' di anni sì. Ed eri già... Sì. Poi faccio anche comunque ancora adesso, faccio parte pure sempre di un'associazione a livello regionale per quanto riguarda sarti e stilisti. Ah, vedi. E quindi siamo sempre molto in giro pure con questa associazione. Di recente siamo stati a Cosenza, che c'è stato il manichino d'oro, di cui io ogni volta faccio parte anche della giuria. Ah, che meraviglia. E quindi gli impegni. Senti, ci sono. E i giovani stilisti ti contattano, li segui? Ma diciamo che sono molto interessati alle mie cose, infatti ogni volta che vado io e porto qualcosina delle mie mi dicono, signore, cosa avete portato stavolta? Ah, sì. Perché sanno che porto sempre delle novità, delle cose diverse dagli altri e quindi sono molto attenti e curiosi. Ti chiedono gli accessori magari per le loro sfilate, per le loro cose? Sì, infatti... Le abbiamo usate di recente anche per il teatro, per qualche film che stiamo lavorando, quindi io mi occupo di questi accessori, quindi li fornisco. Che meraviglia. Li vado a fare apposta per loro. Hai intenzione di industrializzarli? Non saprei questo, però se la cosa andrà a buon fine, perché no? L'intenzione è di portarli avanti, di farli conoscere e di vederli addosso a delle... Allora tienili, tienili di nicchia, nel senso che è bello che siano quelli pochi, belli, avrebbero molto più valore rispetto ad una distribuzione più capillare. Sì, non voglio fare delle cose a livello industriale perché è impossibile, poi è impossibile farlo.
È impossibile, perché anche perché a creare una collana ci metti tanto, non c'è una fabbrica, tutta fatta a mano, per cui il tempo ci vuole tantissimo, per cui non... No. Per pochi, ma non per tutti. Per pochi e non per tutti, sì. Bellissimo. Allora, noi oggi il nostro caffè ce lo andiamo a bere adesso. Io adesso mi fermerò con Graziella ad osservare tutte queste bellezze. Voi, se volete avere maggiori informazioni, intanto sulla pagina Facebook di Nadia Mastroianni, che peraltro è tua figlia, socia, complice, continuatrice, quello sì. Che ci pare, è meravigliosa, poi Nadia, guai a chi me la tocca, sicuramente avete il modo di poterli contattare direttamente e poi godeteveli ogni volta che c'è una sfilata, perché sono sempre addosso alle più belle modelle. Assolutamente, grazie. Sì. Grazie. Hai visto a te, che Nino. In passata mi hai detto non so che dire, ma de che, queste c'hanno il fuoco, madre e figlia, ve lo dico io. Grazie di tutto. Grazie a te, Nino. Grazie di tutto. Ci vediamo domani.